Salve a tutti cari lettori, io sono Olga e vi do il benvenuto al quinto episodio del nuovo progetto che vorrei portare avanti, oltre ai video che già trovate sul mio canale. Ogni mercoledì troverete un nuovo podcast, diffuso sia sulle principali piattaforme, sia ascoltabile su YouTube, dedicato alla lettura di un libro, all'approfondimento di qualche personaggio storico o tema d'attualità. Vi basta solo scegliere la piattaforma che preferite, seguirmi su Facebook, Instagram o iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità e il gioco è fatto. Trovate tutti i riferimenti nella descrizione e ovviamente si accettano suggerimenti. Oggi siamo qui per leggere qualche pagina di un libro, un thriller ambientato in Danimarca. La protagonista è una donna che crede che la sua vita sia sempre stata quella che ricorda, nel bene e nel male, fino a quando un giorno non scopre che le cose sono andate in modo leggermente diverso. Le parole che ascolterete non corrispondono integralmente ai paragrafi, soprattutto per ragioni di tempo, e ho dunque selezionato le parti per me più salienti tratte dal capitolo 1, 2 e 3. Il libro che vi terrà compagnia per questi minuti è il testo di cui vi ho parlato numerosissime volte sul canale, ossia La donna senza passato, di Anna Ekberg, edito da Nord Edizioni, prezzo di copertina nell'edizione rilegata di circa 17 euro, disponibile anche in formato tascabile o formato elettronico. Partiamo subito! Capitolo 1. Deve essere un meccanismo di sopravvivenza, pensa Hélène, fissando il cerchio scuro lasciato dalla tazza di caffè sul laminato bianco della scrivania. Deve essere un meccanismo di sopravvivenza quello che la spinge a inchiodare lo sguardo su qualcosa di tanto piccolo e insignificante mentre tutto il suo mondo crolla. Si costringe ad alzare gli occhi e a guardarsi intorno nell'ufficio della centrale di polizia, tentando di concentrarsi sul documento che l'agente le ha consegnato. In cima al foglio c'è scritto «Diritti dell'arrestato». Il diritto di avere un avvocato, il diritto di mentire, il diritto di mangiare e bere. Se poi viene trattenuto ingiustamente per più di 10 minuti, le spetta un risarcimento di 800 corone. Da quanto tempo l'hanno arrestata? Ben più di 10 minuti. Letto? Le chiede l'agente seduto di fronte a lei, uno smilzetto di neanche 30 anni, con un uniforme che gli sta larga sulle spalle. Il collega più anziano, in completo grigio e camicia bianca, è lì al suo fianco e non ha ancora aperto bocca. Sì. E non desidera un avvocato? No. Il giovane lancia un'occhiata al collega, che si schiarisce la gola. Signora Soderberg, sa come mai si trova qui? Hélène fa per rispondere, quando nella stanza baluggina un lampo. Il poliziotto più anziano si alza di scatto. Allora, vogliamo allontanare quei fotografi dalle finestre? Ruggisce. Hélène gira la testa. Un nuovo lampo dritto in faccia. Solleva le mani, ma solo per un istante. Ormai si è arresa, che ottengano pure ciò che vogliono. Una foto della famosa Hélène Soderberg, sotto arresto, ammanettata, umiliata, finita. Mandateli via, grida il poliziotto in completo grigio. Alcuni giovani agenti si precipitano fuori, mentre altri abbassano le veneziane. A Hélène non importa, che fotografino pure quanto vogliono. Signora Soderberg, il poliziotto più anziano fa un respiro profondo e raddrizza la camicia. Ci sono alcune formalità da sbrigare, campione di DNA, impronte digitali, cose così. Ci vorrà un'oretta, capisce? Collaboro, dice Hélène. Dopo dovrà restare in cella fino al momento in cui si presenterà presso il tribunale per le udienze preliminari. L'uomo la fissa. Si aspetta che le dica qualcosa. Ma prima sono tenuto a leggere ad alta voce l'imputazione.
Elena non risponde nemmeno stavolta. Il poliziotto in completo grigio esita, poi prende una decisione e sfila gli occhiali da lettura dal taschino della giacca. All'aria di chi svolge un compito sgradito. Pronuncia le frasi lentamente, in tono meccanico, come se le stesse leggendo dal manuale di istruzioni di una stufa. Elena Söderberg, lei è accusata, in conformità col paragrafo 237, dell'omicidio intenzionale di Louise Andersen. Elen lo guarda negli occhi. Tutto qui? Le sembra una quisquilia. Intenzionale? Omicidio? Paragrafo 237. Louise Andersen? Gli altri poliziotti intorno a lei, quelli ai tavoli e le due donne al distributore di caffè, fingono di non ascoltare, ma dal silenzio che è calato si capisce benissimo che tutti hanno le orecchie tese. Da qualche parte c'è un telefono che squilla, ma nessuno risponde. Nessuno vuole perdersi la scena. Qui si fa la storia. Questo è un giorno di cui si parlerà per anni. Stasera, quando i poliziotti torneranno a casa dalle loro famigliole, si siederanno a tavola e racconteranno ciò che è accaduto oggi. I bambini ascolteranno a bocca chiusa e occhi sgranati la storia della caduta della potente famiglia Söderberg e del delitto dell'innocente Louise Andersen. Elene guarda la gente più giovane, poi quello più vecchio. Tanto vale fornire subito la soluzione. Se l'è meritata. Sono colpevole, mormora. Sembra che l'aria venga risucchiata via dalla stanza, che il tempo si fermi. L'ho uccisa. Ho ucciso Louise Andersen. Capitolo 2. Louise si sveglia. Tutte le mattine la stessa vista. Non ci si è ancora abituata. Tuttavia, ha la sensazione di non poter vivere senza il mare. Così vicino da poterlo toccare. La finestra tonda sembra un oblò e le dà l'impressione di vivere a bordo di una nave. Potendo, le piacerebbe. Joachim la prende sempre in giro per questo suo desiderio. Ma pazienza. Del resto, sembra una cretinata anche a lei. Soffre il mal di mare ogni volta che prende il traghetto da Kristiansund a Borlom. E sceglie di vivere circondata dall'acqua? Il letto è orientato in modo che il mare sia la prima cosa che vede, non appena apre gli occhi. Louise osserva una donna che spinge una carrozzina, poi due anziani coniugi su una panchina. Li tiene d'occhio da un po'. Si siedono sempre lì. Sono due dei 91 residenti delle isolette. Un giorno si siederanno così anche lei e Joachim? Quel pensiero romantico dura pochi secondi. Poi viene spazzato via dall'arrivo di un uomo alto, di mezza età, in giacca e cravatta. Non è un isolano, ma uno dei mille e mille villeggianti che vengono qui in ogni estate. Si piazza davanti alla terrazza della caffetteria. Irrequieto, disarmonico nelle movenze, sembra che stia cercando qualcosa. O è ubriaco? Louise chiude gli occhi per un istante, poi viene disturbata da un rumore. È stato questo a svegliarla? Quel rumore di cui aveva tanta nostalgia? Abbassa la maniglia senza far rumore e sguscia dentro lo studio. Lui non si volta, scrive e basta. Benissimo, non deve fermarsi. Finora è stato tutto talmente difficile. Poco dopo aver cominciato un nuovo romanzo, si era bloccato. Non gli era mai successo. Fino a quel momento aveva sempre scritto senza problemi. Ma poi la cosa si è ripetuta più volte e lei si è accorta di quanto fosse inquieto. Mentre Joachim era alle prese col blocco dello scrittore, Louise aveva problemi con la caffetteria. Aveva sottovalutato la quantità di lavoro necessaria per amministrarla
non era più una dipendente che doveva solo svolgere una serie di mansioni. Doveva imparare tutto da zero, imparare a essere quello che comanda, anche se dare ordini le veniva già naturale. Ma adesso può finalmente tirare il fiato, anche perché c'è Lina, che è insostituibile, zelante, ambiziosa e responsabile. Quando torna in corridoio, sente Lina che la chiama dalla cucina, al piano di sotto. «C'è una nuova sostituta che si chiama Hélène?» «Eh?» dice Louise. «Björk non è venuta e qui fuori c'è uno che chiede di Hélène». Mentre si cambia d'abito, Louise impreca tra sé. Le toccherà licenziare quella sfaticata di Björk e dire addio alla giornata libera. E povera Lina, che non vedeva l'ora di andare all'affumicatoio a prendere le aringhe e a civettare con gli operai stagionali venuti dalla terraferma, o anche solo di passare le ore su Facebook sorseggiando caffè. Cose impensabili quando è presente il capo. Ma darle sui nervi non è solo l'idea della giornata libera andata in fumo. Il punto è che non le va di entrare in quella fosa caffetteria ad apparecchiare i tavoli, a sostituire le candele e a occuparsi di tutte le altre tediose incombenze che precedono l'orario di apertura. Nei pensieri di Louise si insinua la voce di Lina. Sta picchiando alla porta. Chi? Quel tizio, quello che chiede di Hélène. Lo faccio entrare? Possiamo aprire i battenti? «Hélène!» dice l'uomo. Sta quasi gridando. Lei lo guarda di sfuggita. Solo adesso lo vede davvero. È un bell'uomo dai capelli scuri, con indosso un completo chiaro, costoso, che gli sta a pennello. Louise si volta ed entra, sorridendo a Joachim che è appena sceso e si è seduto a mangiare tenendo una pila di fogli davanti a sé. «Vorrei leggerti qualcosina», le dice. «Hai tempo? Sei in apertura?» Tra 5 minuti. Benissimo, il titolo sarà La via d'uscita. E l'incipit? Joachim sfoglia le pagine. La pila sembra già molto alta, ma questo è un buon segno. Quando si sblocca, scrive rapidamente. Si schiarisce la voce e comincia. Beh, e poi? Cosa fa questa tipa? Si chinò piuttosto lentamente, senza staccare lo sguardo dal cane. Poi raccolse un sasso, il più grande a portata di mano, e si avvicinò alla bestia. Sollevò piano la mano che reggeva il sasso, fin sopra la testa, tenendo lo sguardo inchiodato sugli occhi del cane. Joachim si interrompe. Ecco, questo era l'incipit. Ma il romanzo di che cosa parla? Di lei e del suo amore per l'uomo che non può avere. Almeno c'è un lieto fine? Ovviamente no. Joachim sorride. Un grande amore non può avere un lieto fine. La guarda negli occhi e si affretta ad aggiungere. In letteratura. E poi dice qualcos'altro, ma intanto quello strano tizio ha ripreso a gridare battendo sul vetro. Hélène, continua a ripetere. Lei si alza e con aria incuriosita lo guarda dall'altra parte del locale. L'uomo se ne sta lì a battere al vetro della porta. È uno svedese? Chiede Joachim. Dall'accento direi di no, risponde Louise, tentando di farsi un'idea del tizio. Non sembra uno dei soliti che fanno baccano in strada. Non sembra un ubriacone. Non è sporco né mal rasato, però batte forte sul vetro. Gli parlo io, dice Joachim. Si alza, attraversa il locale deserto e apre la porta. L'uomo lo oltrepassa. Hélène! Ehi! Joachim tenta di trattenerlo, ma l'altro è più veloce. Va dritto verso di lei, la fissa e intanto grida. «Hélène, sono io!» È alto, spalle larghe. Un gran bell'uomo, non c'è che dire. Capelli folti e lucenti, con una frangia che ricade in ciocche morbide fino agli occhi, ma non li copre. Anzi, li evidenzia. Sono verdi, occhi verdi e limpidi, puntati su di lei. «Hélène!» Ha abbassato la voce. Con respiro affannoso si ferma davanti a Louise. Intanto Joachim l'ha raggiunto. «Mi sa che hai sbagliato persona, amico», gli dice nel suo solito tono autorevole. «Non è facile ignorarlo. Quando parla lui,
tutti lo ascoltano. Invece quest'uomo non lo degna di uno sguardo e si avvicina ancora di più. «Hélène, sono io!» Joachim gli sbarra la strada, perciò l'uomo lo spinge da parte. Non è un colpo forte, è appena più di un movimento del braccio, ma è sufficiente a fargli perdere l'equilibrio per un istante. Una sedia si rovescia, una tazza cade a terra e si infrange. Lena accorre a sorreggere Joachim. Louise, confusa, si guarda intorno. «Ma che succede?» «Hélène!» Louise indietreggia, ed è allora che accade. Con uno scatto, l'uomo le afferra il polso sinistro. «Mi lasci!» «Che ti prende? Non mi riconosci?» «Sono io, sono Edmund!» «Mi lasci!» ripete Louise alzando la voce. Joachim lo afferra. «Adesso basta, lasciala!» Ma l'uomo grida ancora più forte. E solo adesso Louise nota che nel suo tono c'è una sfumatura di disperazione, o forse qualcos'altro, come se si sentisse oltraggiato. Non sembra furioso né pericoloso, infelice semmai. Ha gli occhi lucidi e continua a fissare lei, lei sola. «Hélène», ripete, sempre lo stesso nome. «Sei mia moglie, Hélène, mia moglie!» «Guarda che hai sbagliato indirizzo!» Joachim lo trascina verso la porta. Mentre tenta di sbatterlo fuori, si rivolge a Lena. Corre all'affumicatoio a chiedere aiuto. «Hélène, non mi riconosci? Sono io, sono tuo marito!» Quelle ultime parole sono come un pugno nello stomaco. La spingono all'indietro e per un istante la fanno vacillare. Vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine e spero davvero che questo podcast sia stato di vostro gradimento. Non esitate a lasciare un commento o a condividerlo. Noi ci vediamo mercoledì prossimo e, come dico sempre sul mio canale, ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!